Piano di zona ambito S1, la giunta regionale su proposta dell'assessore alle politiche sociali Lucia Fortino ha dato il via libera allo spacchettamento con la creazione di 3 nuovi ambiti territoriali che saranno allineati ai distretti sanitari 60, 61 e 62 della ASL Salerno. I comuni capofila saranno Nocera Inferiore, Scafati e Pagani. I sindaci si stanno già organizzando per gestire al meglio questa fase di transizione e dare vita ai nuovi organismi. Primo summit tra i sindaci di Pagani, Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. C'è stata una delibera regionale, un'azione diciamo congiunta con gli altri colleghi, però devo dire voluta fortemente dal comune di Pagani per poter avere un piano di zona più alla portata, più al servizio dei cittadini, quindi con questi colleghi di Sarno, San Marzano e San Valentino si può lavorare in sinergia per fare in modo che i servizi sociali possano funzionare sempre meglio sul territorio, quindi un grande risultato, un obiettivo che ci eravamo proposto e che devo dire con estrema soddisfazione abbiamo portato a termine. C'è preoccupazione per la fase di transizione che porterà alla nuova geografia dei piani di zona, insomma ci sarà un momento in cui bisognerà comunque dare vita a nuove entità e quella resta quella che vi vede ancora tutti assieme? No, ma la dottoressa Di Somma sta lavorando e sta lavorando bene, quindi lasciamola continuare a lavorare per quello che è la programmazione in atto. Noi ci dobbiamo già da ieri attrezzare per poter fare in modo che il nuovo piano possa partire in maniera concreta, possa dare subito i risultati. Tant'è vero che lo posso dire, magari poi lo annunceremo ufficialmente, già abbiamo predisposto degli incontri con il presidente della provincia in qualità di sindaco di Sarno, così con l'ingegnere Strianese e con il dottore Cosimo Annunziato, con i sindaci dei rispettivi comuni, per poter già parlare tra di noi e dare gli input anche per la creazione di questo nuovo piano.